Audin, locale per palati fini e buon gustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, coglio e quei. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Sindaco, questione amianto a Monfalcone, quali novità? Diciamo che l'amianto è una spada di Damocle che purtroppo continua a esistere sulle teste di tutti noi. E ogni giorno incontro ancora persone, sarà lunga purtroppo perché il periodo di latenza di questa terribile malattia è molto lungo, raggiunge i 40 anni, incontro persone che esposte amianto, anche giovani devo dire, e che purtroppo a volte hanno questa sentenza di morte, perché quando ti dicono che hai questa malattia è finita, c'è una questione di tempo. Quindi noi ci stiamo muovendo tantissimo sia dal punto di vista del supporto sanitario e per tutti coloro che hanno e che, come dire, devono affrontare, le famiglie anche, che devono affrontare questo grave problema. E da questo punto di vista abbiamo fatto grandi passi in avanti in questi anni. Se non ci fosse stata la pandemia l'avremmo anche vista in maniera, diciamo, più evidente, perché grazie alla capacità anche che hanno le dirigenze dell'azienda sanitaria siamo riusciti a portare a Monfalcone il centro del ragionamento della assistenza tra virgolette di tutto ciò che riguarda l'aspetto pneumologico. E poi c'è tutto un problema anche psicologico. Chi l'ha vissuto in casa, come purtroppo l'ho vissuta io, sa quanta sofferenza c'è dietro la consapevolezza della morte futura e anche quanta sofferenza c'è per la famiglia, l'accompagnamento. E quindi abbiamo, assieme alla LILT, fatto due operazioni importantissime. La prima è quella di abbinare anche un aiuto, un supporto psicologico alle famiglie, alle persone, al CRUA e anche con la LILT. E il secondo è quello della ricerca, perché è la seconda tranche di ricerca che tra l'altro viene seguita da scienziati, da due scienziate, da due bravissime giovani scienziate del nostro territorio e che punta a capire, la dico con le parole semplici di chi ha un'altra specialità, punta a capire come mai alcuni si ammalano pure nelle stesse condizioni di famiglia e altri no. Esposti amianto tutti, ma come mai a te capita? Ecco, questa ricerca è andata avanti, ha dato anche già i primi frutti. Noi abbiamo investito su questo e io ritengo che sia una parola importante per i nostri cittadini capire. Devo anche aggiungere che il problema amianto non è soltanto un problema di Monfalcone, noi lo viviamo con l'angoscia che nessuna famiglia è indenne da questa tragedia, però è un problema ben più ampio, più esteso. E dal punto di vista ambientale abbiamo istituito, posto che nel bilancio di previsione 2021 abbiamo inserito ancora una posta di 100.000 euro, come abbiamo già fatto nel 2020, 18, 19, eccetera, per riuscire a dare risposta più all'aspetto ambientale. Tutti gli edifici pubblici di Monfalcone da tempo non sono, ovviamente, sono Covid free, cioè sono amianto free, e vorremmo che ciò fosse anche vero per tutte le altre realtà. Quindi come comune pilota abbiamo effettuato una operazione di controllo di tutti i manufatti ancora in amianto e dal punto di vista ambientale con la regione stiamo lavorando e abbiamo uno sportello per la dismissione di questi manufatti, dividendoli in tre ambiti, quelli più pericolosi, quelli di mezzo e quelli che sono ancora in buono stato. Quelli che sono nel peggior stato sono stati già tutti rimossi, nel senso che con i cittadini abbiamo già avuto una relazione grazie a questo sportello che segue il nostro ufficio ambiente e sono stati rimossi. Adesso siamo nella fase della tipologia 2 che comunque va affrontata, risolta, rimossa e sostituita. E poi ci sono le azioni del cuore, no? Quelle che comunque riguardano la nostra voglia di essere presenti con il pensiero.
Purtroppo la precedente amministrazione aveva scelto di uscire dal processo penale. Io da figlia ritengo che questo sia stato un grave errore, perché mi piacerebbe sempre sapere di chi è la responsabilità di una cosa così atroce, quando muori e non vivi più, no? Ecco, quindi è una tragedia di tutti, e purtroppo questo non c'è più possibile. E allora le altre modalità abbiamo all'interno, invito tutti, quando riaprirà il Museo della Cantieristica, a visitare anche quell'ambito importante che abbiamo creato, e che ripercorre la storia della tragedia, dell'amianto, dei nostri operai, delle persone che sono morte, delle loro famiglie, in maniera veramente molto concreta, con, non solo con i testi, ma con il richiamo delle persone che hanno lavorato attorno, delle procure, di tutti coloro che insomma sono stati parte di questo sistema. E io credo che sia un messaggio importante, perché deve andare dritto dritto anche verso una consapevolezza, che deve essere quella non solo dell'amianto mai più, che lo sappiamo, ma della grande attenzione verso la salute dei lavoratori, che talvolta passa in secondo piano, e noi lo vediamo molto spesso, rispetto ad altre considerazioni che non sono valori e che quindi dovrebbero stare sempre in linea, diciamo, inferiore rispetto al valore che ha la salute per le persone, per le famiglie. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante, e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.